direttivo del PEN Italia per la loro amicizia. Che è PEN internazionale? Per Mario Vargas Llosa, il premio Nobel per la letteratura 2010, ex presidente internazionale del PEN. Lou Charbot, il premio Nobel per la pace 2010, ex presidente del centro PEN cinese. Es 144 centri nel mondo, 102 paesi nel mondo, puis je passerai au français. Et cette année, c'est le 90e anniversaire de PEN International. Quest'anno è il 90e anniversario de PEN International. C'est 850 écrivains en prison dans le monde que nous défendons. Ci sono 850 scrittori nel mondo imprigionati e noi li stiamo difendendo. C'est des centaines de langues minoritaires et en danger que nous essayons de défendre. Ci sono centinaia di lingue autoctone, lingue locali, lingue minoritarie che noi cerchiamo di salvaguardare. Alors, la chiave, il matrimonio della letteratura e la libertà dell'espressione. Beh, è chiaro, questo è il matrimonio tra la letteratura e la libertà di espressione. E perché la libertà dell'espressione? Alberto Moreira, ex presidente internazionale del PEN, la censura è una cosa mostruosa e bête. Diceva Moravia quando è stato presidente mondiale del PEN, la censura è una cosa mostruosa. Se ti parla si c'è? Le petite lingue. Sì, sì, vale. E qui, i sensori sono o burocrati o scrittori falliti. Morale. Alors, français. Liberté d'expression illimitée. Liberté d'expression illimitée, perché? C'est pas pour créer la haine ou l'exclusion ou les divisions. C'est pas ça la liberté d'expression. Non è per creare l'odio o l'esclusività. Non è questo il contenuto. Oui, bien sûr, c'est pour créer la controverse. Certo, è per creare la discussione. Le rire, le désaccord, le doute, bien sûr, tout ça. Il dubbio, il disaccordo, certo, tutto questo fa parte. Mais, comme disait Benedetto Croce, ex-presidente international del PEN, la libertà dell'espressione non è fatta per favorire violenza e abusi deplorabili. Alors, c'est pas fait pour diviser, c'est pas fait pour faire mourir, c'est pas fait pour faire la haine. C'est quand même riche de toutes sortes d'émotions, mais c'est pas la même chose que le racisme ou la division ou la guerre, c'est le contraire. Notre charte de principe est claire, la liberté d'expression illimitée, mais travailler pour réunir du monde. Notre motto est la liberté d'expression illimitée, mais faite pour réunir et non pour diviser. Et dans une semaine, à Belgrade, Serbie, ex-Yougoslavie, des centaines d'écrivains de PEN International se retrouvent annuellement, mais cette année à Belgrade, dans une grande atmosphère de réconciliation des Balkans. Alors, c'est ça le PEN International. Tra una settimana ci sarà la grande riunione internazionale del PEN a Belgrado nello spirito della grande riconciliazione in una terra dove. Thank you.
tormenti non sono mai finiti. Grazie.